Da cosa riconosciamo questi temi originariamente in vocale? Li riconosciamo dal fatto che la consonante che precede la desinenza è a sua volta preceduta da un'altra consonante. Prendiamo per esempio mens mentis. Prendiamo il genitivo mentis. Se stacchiamo la is, notiamo che la T è preceduta a sua volta da una consonante N. Quindi per mentis, mens mentis, il genitivo plurale sarà mensium, perché il tema è in vocale. Per quel che riguarda la declinazione dei nomi di questo gruppo, il cui tema finisce in vocale, le desinenze rimangono identiche, sono le stesse dei temi in consonante, ad eccezione, l'unica eccezione, del genitivo plurale, che non è inum, ma in ium, appunto perché il tema è in vocale, civis, civium. Lo stesso dicasi per quei nomi del terzo gruppo dell'elenco che apparentemente hanno il tema in consonante, in realtà, come abbiamo visto, si tratta di nomi in origine in vocale. Anch'essi presentano, come gli altri, il genitivo plurale ium, gentium. Le altre desinenze sono identiche, quindi genitivo in is, dativo in i, accusativo in em, ablativo in e, eccetera, eccetera. In questa categoria rientrano anche pochissimi nomi neutri, la cui unica particolarità è come nei precedenti il genitivo enium. Per il resto, questi nomi, che sono pochissimi, si declinano esattamente come i neutri il cui tema finisce in consonante. Sono pochissimi, oltre a os, ossis, lac, lactis, mel, mellis e cor, cordis, che significa appunto cuore.